Siamo nella parrocchia di San Giovanni Battista in Sapri. Don Enzo, che cosa è successo? Il 27 novembre, lunedì di buon mattino, ho preso questa triste notizia che avevano trafugato la statua dell'Immacolata a pochi metri di distanza dalla chiesa di Santa Croce. Sono rimasto disgustato, afflitto per questo atto vandalico. Non è tanto un valore economico questo, ma soprattutto riveste un valore di grande a livello religioso, affettivo, perché ci richiama alla Chiesa. La Chiesa, questa piccola Chiesa, la considero come una bomboniera, perché è bella, è di stile neogotico. Quanti sono venuti per sposarsi, per altri momenti di gioia, di festa? E quindi c'è questo legame che unisce la Stato con la Chiesa e con tutti quelli della città di Sapri in modo particolare. La notizia si è diffusa subito e quanti turisti che vengono d'estate a frequentare questa chiesa, quanti devoti, certamente man mano che apprendono questa notizia restano esterrefatti. Qual è l'appello che vuoi fare come comunità pastorale qui? Mi rivolgo ai ladri, non so se uno o più ladri, hanno commesso un atto poco intelligente, per nulla intelligente, hanno trafugato una statua, hanno commesso un atto sacrilego, dovrebbero rendersi conto della gravità del gesto, non solo penale, ma per la sofferenza che ha causato questa azione così insulsa, così folle, così satanica, sarei per dire. Qual è l'appello che faccio a voi? Che la misericordia di Dio possa avvolgervi nel suo manto e accogliere il vostro pentimento e donarvi il perdono. Non prolungate questa vostra di aderire a questo nostro appello. Fatelo subito, così avreste maggiore serenità e pace interiore. Lo attendo. Questo ravvedimento, anche la città di Sapri e tanti devoti aspettano fiduciosi questo ravvedimento vostro. Grazie, che il Chissà Signore vi benedica. qualcosa che cosa dovrebbe fare allora? Dovrebbero, se le persone interessate, andare direttamente, anche una forma così privata, dal parroco o da chi considerano la persona adatta, a consegnare o farla, rimanere lì presso la chiesa, è un luogo dove si può vedere alla mattina o può essere scoperta questa statua. Oppure chi viene a sapere dovrebbe segnalare anche tramite dei mezzi di comunicazione senza rivelare anche il proprio nome, la propria identità. Quale indirizzo, quale numero telefonico possiamo dare? Vorrebbero dare il mio numero, vorrei dare il 347 6391 303 è il numero di me parroco. Grazie davvero. Prego.